Welcome, io sono Pierre, un sole negli occhi, come sempre, sono in giro con le ragazze. Allora, come sempre faccio un recap iniziale delle scorse giornate. Allora, oggi per me è domenica, quindi visto che venerdì ho chiuso prima, quando sono arrivato ho chiuso il vlog, volevo solo dirti che io pensavo che il ragazzo fosse stanchissimo. Invece è andato, appena siamo arrivati, è andato su nel suo letto a riposare, ma non dormiva, si è solo sdraiato lì. Preparata la cena, l'ho chiamato, ma una volta sola, perché tanto sapevo già che non sarebbe venuto giù. Quindi sono andato io su a prenderlo e l'ho portato giù. Ha mangiato normale come sempre, poi è tornato su. E ho detto ok, è andato a dormire come tutti gli altri giorni. Invece dopo neanche un'ora è tornato giù, quindi molto prima del solito, perché voleva di non uscire. Ci ha preso gusto e quindi boom, è partito, non lo fermiamo più. E difatti anche ieri e anche stamattina praticamente trottava, come ti ho fatto vedere quando stavamo tornando a casa, qua nella pista che correva. Quindi ci ha preso gusto ormai, è ringiovanito. Poi, detto quello, sabato, cioè ieri, ho fatto, vabbè, solita routine. Quando ti devo far vedere una cosa che ho terminato, ma te la faccio vedere a casa, che te ne parlo un attimo. Poi, perché ho mangiato ovviamente, e poi ho cucinato, mi sono messa a cucinare come tutti i sabati, ma stranamente ho finito prima del solito, no, ci ho messo più o meno le stesse ore, però è passata più rapidamente, quindi alle 15.30 avevo già terminato tutto, anche di pulire la cucina. Allora ho pensato, perché non unire due giorni in uno, nel senso che oggi per me è domenica, io di solito la domenica pulisco tutta casa. Invece sono partita a razzo, ho pulito tutta casa, mi manca solo da dare una passatina fuori che la darò adesso quando arrivo. E ho pulito tutto casa, ho lavato i vetri, i pavimenti, ho fatto tutto, anche tutto il bagno dietro la lavatrice, dappertutto. Ero un pochino stanco, però sono riuscito ancora a lavorare un attimo a computer, aggiornare l'agenda, a far più o meno tutto. Mi manca solo da stirare, ma visto che non avevo moltissima roba e visto che oggi ho già steso due lavatrici, ci sono tante, ci sono alcune mie t-shirt, poi vabbè ci sono le mie lenzuola, quindi faccio che stirare poi tutto stasera. E cos'altro devo dirti? Basta, adesso sono in giro con loro, quindi do una sistemata a casa. Ho già in mente più o meno come, cioè ho più o meno programmato la giornata, però questa mattina devo anche fare un lavoro al computer, quindi è meglio che evito di dirti cosa ho in mente di fare, perché potrebbe non andare come in mente che vada. Quindi l'unica è restare a guardare. Ho fatto mezzogiorno, vabbè, c'è da dire che sono partito più tardi con i ragazzi per il semplice fatto che la mattina presto fa molto più freddo, difatti il ragazzo lo vesto perché sennò patisce troppo, quindi con la ragazza sono arrivato già che erano le 10, come hai visto mi sono preparato subito qualcosina da mangiare perché avevo già fame, poi nel mentre mangiavo mi sono messo a editare, come vedi lì c'è il computer, e poi ho pulito fuori, che non ti ho fatto vedere perché
Non so se si vede, ma c'è la roba tutta stesa. Quindi non c'erano anche gli stendini in mezzo, quindi non si vedeva nulla. E ho rifatto i letti che come sai, non so, cioè il mio letto non so mai dove posizionarti, quindi niente. Ora potrei uscire, ma ho il computer che sta esportando il video di domani. In automatico devo aspettare che finisca. E allora stavo pensando di ritirare, cioè controllare, non credo che la ritirerò tutta, ma controllo la roba stesa fuori perché mi sembra che qualcosa sia già asciugato, perché comunque fa caldo. Difatti mi sono messo in manica corta rispetto a prima che ero in felpa. E se è asciugato praticamente tutto quello che devo stirare, potrei mettermi a stirare visto che lì ci vuole un attimino. Ha suonato a mezzogiorno e in automatico è uscito il video della domenica che è leggermente lungo. Ve l'avevo chiesto se per voi erano troppo lunghi, ma il problema è che cerco sempre, ho visto che più corti di 20 minuti, mezz'ora non riesco, è raro che riesco. E questo qua ho cercato di tagliare, perché addirittura ho anche parlato di più, ho cercato di tagliare, però ero un po' a ruota libera. E quindi subito avevo pensato comunque di eliminare anche delle parti importanti e metterle in un altro vlog. Poi, facendo i conti, visto che dovevo uscire domenica, magari uno ha un po' più di tempo, quindi può anche far piacere guardare un video più lungo. Poi, nel senso, vedrò. Tanto sono tutto in fase di sperimentazione, sono ancora all'inizio, difatti, come hai notato, vario magari un po' le musiche, le grafiche. Domani invece, che per te è ieri, perché per maggio è domenica, comunque per te è ieri, è uscito un video nuovo, nel senso diverso dal solito, che ho registrato appunto sabato, visto che cucinavo e dovevo preparare dei biscotti a loro, però deve ancora uscire, quindi non dico molto, perché non so se vi può piacere o no, quindi vediamo, ne parlerò poi in seguito. E mi è venuto adesso il lampo pensando al cibo, a una cosa che dovevo farti vedere. Quindi prima di ritirare vado un attimo a prenderla. Ti volevo parlare di questa qua che ho preso a Lins, che ti ho fatto vedere nello svuotaspesa. Quindi la crema alle nocciole biologica è finita. Te l'avevo detto che non sarebbe durata moltissimo perché comunque sono 400 grammi, quindi all'incirca come un barattolo di marmellata. Hai già visto la marmellata quanto mi è durata. Però è durata quasi 24 ore, quindi è già buono. L'ho mangiata metà venerdì sera e l'altra metà l'ho finita ieri. È buona. Qui, nel senso, la consistenza ricorda molto la Nutella, direi anche il gusto, però io la Nutella avevo smesso di acquistarla perché aveva iniziato a darmi problemi anche quelli di digestione, a volte mi irritava anche la gola. Alla fine avevo scoperto che avevano cambiato le nocciole all'interno, le importavano e credo che le importino ancora dalla Turchia, mi pare. Comunque sia, almeno io avevo letto questa notizia, ma non mi ricordo, era sicuramente su internet, ma non mi ricordo la fonte. Quindi prendila con le pinze perché magari è una cosa che hanno detto semplicemente per il fatto che prima si trovava praticamente solo la Nutella come crema spalmabile e poche altre, adesso tutti fanno la crema spalmabile, ma come tutti stanno facendo anche la crema pan di stelle perché ormai trovi le copie di qualsiasi cosa, quindi magari l'hanno fatto solamente per fargli diminuire le vendite, aumentare quelle della concorrenza. Non lo so. Comunque, io avevo quel problema lì. Poi, tralasciando anche il costo, che non è di quelli più economici, avevo incominciato a prendere quelle di sottomarca. Principalmente quella della Lidl che non mi trovavo male. Poi, aprendo Lins vicino a me, avevo iniziato a prendere quella lì. Però anche quella lì
Non so, c'è un qualcosa che non è che mi piaccia tanto. Invece questa qua biologica mi piace perché la consistenza è uguale. Quella invece è sempre degli Ince, che è il barattolo più grande, ora non ricordo la marca, se è della Jolie, non lo so. Comunque, quella lì ha qualche granellino di nocciola, ma non è cattivo, cioè a me non dispiace sentire il coso. Ma è proprio un fattore di gusto, che non ho idea se... Boh, mi dà tipo fastidio dopo un po'. Comunque, questa invece la consistenza è uguale alla Nutella e anche il gusto lo ricorda. È comunque dolce, nel senso, la Nutella forse sapeva un po' più di nocciola rispetto a questa qua. Difatti il primo ingrediente è proprio lo zucchero di canna. Poi c'è oli e grassi vegetali, che c'è olio di girasole, olio di cocco e burro di cacao, 16% di nocciole, latte scremato in polvere, cacao magro in polvere, emulsionante, lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia e c'è scritto che è tutto biologico, cioè tutto, lo zucchero di canna, gli oli, sì. Sì, c'è tutto l'asterisco, quindi sono tutte biologiche, tutti i prodotti biologici. Non è cattiva, l'unica cosa è che ce n'è troppo poca e comunque sia lo zucchero di canna come primo ingrediente, difatti si sente tanto tanto dolce, si sente più lo zucchero che la nocciola. Quindi sì, la consiglio se ti piace il dolce, ma... Devo ancora trovarla, la crema spalmabile al cacao, cioè alle nocciole, buona. Questa, nì. Ora controllo la roba stesa e stiro, non so, adesso vedo in base al computer in che stato è. Non so se si è visto, ma mentre ritiravo la roba parlavo con i vicini perché abbiamo chiacchierato un po' così, poi gli dovevo dare una cosa, quindi mi sono solo cambiato un attimo la t-shirt e gli ho portato la cosa, è passato un po' di tempo. Nel mentre il computer ha finito, difatti l'ho già spento, adesso lo porto a posto e quindi direi che stirerò, spero di avere le forze stasera, se no rimanderò ancora, ma... Cercherò di farlo stasera perché la cesta è quasi piena. Pensavo comunque di rimandarlo stesso per una questione che fuori ci sono ancora un paio di t-shirt che devono asciugare e tanto vale fare tutto insieme. Adesso, visto che ho fatto tutto, mi è venuto un po' di emicrania, ma fa niente, vado all'appartamento.
Rieccomi nell'appartamento, già cambiato, ho messo sta roba qua, sembra la solita, quella che usavo per dare il bianco. E ho già fatto, nel senso che come si vede lì, ho messo il nostro blu, perché ho intenzione di verniciare. Spero di riuscire. Vabbè, di qua non credo di arrivare. Ho già fatto canestrare tutto in modo che almeno poi non lo devo fare. Per terra non ho messo ancora niente se non di lì, che ho messo solo qualche volantino così, tanto da, perché non dovrei macchiare molto, e li sposto man mano che poi vernicio. Adesso ti faccio vedere che ho nastrato. Allora, la porta qua, anche proprio l'interruttore, la presa da quella nuova. Questa qua nel muro e la parte in acciaio della tapparella qua, con, vabbè, anche qua sotto l'interruttore, con quel nastro blu che avevo comprato, questo qua, che devo dirti che è iperresistente. Tagliarlo ho fatto. Non ho fatto fatica perché avevo le forbici quelle da elettricista, quindi è stata una passeggiata. Però è tanto colloso, quindi appena tu lo attacchi devi un attimino far forza per, se l'hai attaccato male, per ristaccarlo e attaccarlo bene. Mentre ho usato il nastro, quello carta che ho comprato sempre, mi sembra insieme a quello, comunque, il nastro carta questo nuovo perché è quello che avevo finito mentre lo usavo. E questo l'ho messo qua dalla finestra, difatti questo è quello vecchio. Mentre da quest'altra parte il primo pezzo è vecchio, mentre in fondo c'è quello più grande. Difatti qua sotto c'è ancora l'etichetta del codice a barre, perché era il primo pezzo. Poi l'ho messo anche qua la nostra carta. Il filo che porta, che va in pratica al termostato qua fuori, l'ho messo anche lì perché, a parte il fatto che gli avevo dato un po' di bianco, anche se non è rimasto granché, ma perché avevo paura che quel nastro di blu, essendo con una colla molto forte, quando lo staccavo, oltre a togliermi il bianco, mi sa che mi staccava anche il cavo dal muro, perché i gancetti che ci sono, non è che siano poi così resistenti, le mettono così da fermo cavo, però non è che te lo tengono tanto. Comunque, ho fatto che metterlo anche lì per sicurezza e basta. In terra, appunto, ti ho detto solo i volantini, anche perché la parte lì manca ancora il pavimento, quindi se per caso macchio, chi se ne frega, ci va sopra l'altra mattonella. Da quest'altra parte metterò di nuovo i volantini, cercherò di metterli meglio perché questo qua è il vecchio, sono i vecchi volantini che ho utilizzato quando davo il bianco. Quindi magari di qua ne metterò di nuovi che rimangono più piatti. E cerco di fare molta attenzione perché ho paura che quel nastro lì blu sia troppo, sempre con troppa colla anche per il pavimento. Il termosifone ci metterò poi sopra dei volantini, ma quando ci arriverò, tanto adesso inizio questa parte qua. E qua sul muro alla fine ho deciso di non mettere niente. Perché ho paura, cioè più che altro non voglio finire, cioè non voglio usare 8 tonnellate di nastro carta e quindi preferisco semplicemente quando sto per dipingere questa zona in alto, metterò un volantino di questi qua nuovi, che sono ancora belli piatti, qua sopra. In modo che se io vado troppo in alto con il pennello o il rullo e finisco qua sopra, non c'è un occhio solo questo. Comunque cerco di fare attenzione, anche se qua ci devo arrivare in qualche modo. Quindi, oltretutto, essendo dello stesso spessore della scanalatura qua, praticamente mi rimane tutto uno liscio, quindi posso anche andare su.
che non c'è problema. E basta dire che adesso vado a prendere il... Qua fanno sempre rumore. O urlano bambini o fanno lavori o roba. Comunque, vado a prendere la pittura e non travaserò tutto il vasetto in quella vaschetta per scaricare il rullo, per il semplice fatto che non ho idea di quanto tempo mi ci vuole a darlo in automatico. Non so se riesco a dare tutta una latta. Quindi ne verserò un po' alla volta, vediamo, anche perché devo vedere appunto come rimane. Speriamo bene, sono curioso. Allora, sono andata a prendere la vernice, ho preso anche un cacciavite taglio per aprire il barattolo, ho preso il rullo che fortunatamente si attacca a questo manico e non scappa. Quindi l'unica cosa è che è ancora nuovo, quindi consiglia Elisa di andarlo a bagnare leggermente con acqua tiepida in modo che si ammorbidisca e riesca a stendere meglio la vernice. Poi ho preso anche il pennello, che è questo qua, non mi ricordo se te l'avevo fatto vedere, ma questo pennello qua l'ho preso da Brico. Non ricordo proprio se te l'avevo fatto vedere, comunque c'è scritto 30, non so se si legge, e non mi ricordo quanto l'ho pagato, 2 euro, 2,50 euro, vabbè, non l'ho pagato tanto, e l'ho preso per le fughe, sperando che le setole siano abbastanza rigide. Perché ce n'erano anche di più fini, ce n'erano anche con le setole più morbide, avevo bisogno di qualcosa che comunque mi facesse aggrappare bene tra le fughe e la vernice, e anche se magari basta già il rullo, però per sicurezza. E poi c'ho la vaschettina che ne verserò poco alla volta. Ho già leggermente aperto, ci ho fatto leva, ma non l'ho ancora scoperchiato, lo scoprichiamo insieme. Vediamo un po'. Là. Direi che è da miscelare. Ho preso un cacciavite vecchio perché non ho nient'altro, quindi proviamo. C'è scritto anche sulla confezione che se è troppo densa si può diluire del 2-3% con un pochino d'acqua, però non mi sembra. Adesso vedo un attimo com'è che viene girandolo. Il colore mi piace tantissimo, è proprio quello che avevo in mente, quindi ottimo. Proviamo già un attimo a vedere com'è, visto che l'ho un pochino qua sul pennello. Il colore bello. Adesso però la metto in questa vaschettina qua perché il resto lo faccio con il rullo, che però devo andare ancora a bagnare. Quindi vado a bagnarlo e torno con acqua tiepida e torno. Bagnato, l'ho strizzato benissimo in modo che non perda più acqua. Non so quanto si veda, perché un po' dal video vedo tipo in questa zona qua, sì, si vedono ancora un po' i disegni, ma comunque l'ha detto Elisa che gli umani di solito servono sempre e la prima deve essere valutata. L'importante è che non ci siano i segni delle gocce che vengono giù, roba del genere.
Se poi in alcuni punti un po' più scura, in altri un po' più chiara, diciamo che con la seconda si dovrebbe uniformare il tutto. Aggrappa bene, pur essendo una piastrella, perché come hai visto è lucida, quindi è molto liscia, non è porosa, si aggrappa comunque benissimo. Direi che io adesso continuo e vediamo dopo quanto sono riuscita a fare. Finito, cioè la prima mano, e si vede che tutto, di qua ancora di più, che tutto sembra dato male perché si intravede benissimo il disegno sotto, ma in realtà è così. Sotto questo video in descrizione ti lascerò il video di Elisa che ha registrato per Magic Paint. Di lei che dà questa vernice nella colorazione grigio Londra, in pratica adesso non mi ricordo il nome specifico, quindi è un grigio più scuro, e l'ha dato lei su una mattonella diversa da questa, sono quelle mattonelle più, diciamo, satinate, un po' più recenti, ecco. Comunque poi se vai a vedere il video si vede, e io ti ho fatto vedere alla fine adesso come l'ho dato, nel senso se lo vuoi dare anche te ti consiglio di fare massimo 4 mattonelle per volta, come fa anche Elisa, passi il pennello prima nelle fughe e poi passi il rullo sulle 4 mattonelle. Io oltre a passarlo sulle fughe l'ho passato nei buchetti che ci sono, diciamo, anche dove c'era lo stucco, ho passato prima il pennello e poi sopra il rullo. Questa parte qua sembra rimasta un po' più decente per il semplice fatto che è ancora bagnato, mentre di qua, come vedi, sembra brutto per il semplice fatto solamente che è già asciutto. Comunque sia, serve la seconda mano. Se poi rimane ancora un po' così, ce ne va la terza, perché comunque c'era scritto sul sito che dipende tanto dalla mattonella e dal colore. Quindi un conto è il bianco che si copre, ma i disegni magari fa un po' più fatica. Ho già usato una latta e mezza, ne ho usata difatti di più. E c'era scritto anche quello, appunto, che dipende tanto dalla mattonella, quindi io pensavo con una latta di dare una mano, con la seconda di dare la seconda mano, e la seconda mano ho pensato che fosse un pelino più leggera della prima, in automatico quello che mi avanzava lo mischiavo al protettivo satinato in modo che mi uniformava il colore, come consiglia anche lei.
Invece probabilmente farò un secondo ordine. E ho iniziato, però già la vista non mi piace, ma chiedo a te. Ho iniziato a verniciare i battiscopa. A parte il fatto che, come noti, vabbè, l'ho dovuto fare con il pennello perché col rullo è impossibile. Negli angoli, anche intorno alla porta finestra è stato un incubo, e quindi anche qua l'ho fatto col pennello, ma più o meno è rimasto decente. È ovviamente da rifinire perché ho dato una passata così solo perché non mi piace, nel senso, mi sembra che vengano evidenziato il fatto che sono mattonelle diverse perché le linee non combaciano. Poi, e quindi naturalmente stavo pensando di fare come avevano fatto loro, nel senso prendere queste mattonelle qua, tagliarle di questa misura qua e fare tipo il battiscopa uguale. Altrimenti le continuo a verniciare, anche perché quello che non ti ho fatto vedere è che qua le mattonelle, come vedi, sono tutte uguali al pavimento originario, quindi questo qua, mentre queste, se noti, sono diverse e se noti, sono uguali a quelle del bagno. Diciamo che non le nasconde tanto i difetti, però nell'insieme non so, ma a me piace di più quando entro, ha già cambiato molto aspetto. È stato difficilissimo, infatti se noti qua è un po' peggio che su queste pareti qua, ma il peggio peggio è stato proprio intorno al termosifone, perché non riuscivo a passare col rullo, non riuscivo a passare col pennello, e mi irrita il fatto che adesso dietro al termosifone ci sono le mattonelle originarie. Questa cosa proprio mi irrita alquanto. Però di meglio non potevo fare. Adesso, visto che sono le 6 passate, devo andare a casa. Intanto la latta mi è avanzato mezza latta di smalto e l'ho già chiusa. Lì c'è ancora un pochino che adesso, prima di andare, faccio ancora pedare. Due ritocchi dove vedo che magari non ha coperto bene, una roba del genere, in modo da terminare quello che ho lì nel contenitore, e mi cambio e vado a casa perché i ragazzi devono mangiare, devono uscire, devono mangiare. Poi mi metterò a stirare naturalmente. Quindi direi che per questo vlog è tutto. Se ti è piaciuto, lasciami un like. Se hai qualche consiglio, se vuoi dirmi se secondo te è opportuno verniciare uguale alle mattonelle, i battiscopa, sto parlando, se è necessario verniciare i battiscopa uguale alle mattonelle o mettere la mattonella adesiva, scrivemelo nei commenti perché per me è, diciamo che è quasi indifferente. Contando che comunque mi rimarrebbe vista qua da sotto alla presa fino alla porta, e poi mi rimarrebbe a vista sto pezzo qua dal termosifone più o meno fino lì, non so di preciso, non ho preso la misura. È indifferente, cioè l'unica cosa è che o le vernicio o le ricopro, perché a prescindere dal fatto che già un po', non so se si vede, ma ho sforato dalla linea, quindi le ho già un po' macchiate, e poi comunque se non le posso lasciare, anche se le pulisco, non le posso lasciare di quel verde lì perché è brutto. Quindi o le vernici uguale o ritaglio le mattonelle e le incollo, sperando poi di averne abbastanza per rifinire il pavimento e farlo zoccolare. Altrimenti le ho viste da brico uguali, costicchiano, però nel senso almeno termino. Ci vediamo, fammi sapere nei commenti e ci vediamo domani a mezzogiorno con un nuovo video. Bye!